Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video nel canale di WeGlove. Io sono Cinzia e come sempre ho l'alopecia universale. Voilà! Oggi volevo parlarvi di questa parrucca di Beltrace che si chiama Morning Brew. È una parrucca ipervenduta e ho pensato di farvi questa recensione perché ultimamente me la state richiedendo moltissimo e ho dato un'occhiata in internet, ho trovato alcuni video, però non so, volevo un po' implementarli. Questa è una parrucca che io chiamerei intelligente, nel senso che è una parrucca che può durare molto a lungo perché a livello delle spalle non sfrega con i vestiti. È una parrucca liscia, è una parrucca facile da tenere. Eventualmente, se questa parrucca dovesse rovinarsi, è anche termoresistente, quindi potete tranquillamente con una piastra inumidire leggermente il capello, passare la piastra e rigenerarla. Oggi la andremo a vedere in tre colori. Questo qui è il colore Brown Sugar Sweet Cream e è un castano con moltissime mesh bionde. Io non direi che è un biondo, non direi che è un castano, è un po' fra i due mondi, come può essere per esempio di Jean Reno il colore Shaded Mocha. Quindi è un colore che si piazza proprio in quella terra di mezzo fra castano e biondo, che va veramente di moda in questo periodo. Andiamo a vedere un pochino il colore e poi passiamo anche alle caratteristiche della parrucca e poi anche gli altri colori. Il Brown Sugar Sweet Cream ha una base castana media e poi va a svilupparsi con delle mesh bionde. In realtà questo non è un colore caldissimo, come può essere il Sugar Cookie with Hazelnut, è un colore più tendente al biondo, più tendente al neutro. Ha sicuramente dei riflessi dorati, ma allo stesso tempo anche dei riflessi un po' più neutri, sabbia. Quindi è un colore che va bene con tantissime carnagioni. Se a voi piace la terra di mezzo fra biondo e castano, vi trovate qui. È anche portabile da chi come me teoricamente avrebbe le sopracciglia e i capelli più scuri perché ha una base con la ricrescita. Questa parrucca è in generale lunga 33 cm con una frangia di 15 cm che va a scalare. Se volete misurare e sapere bene dove vi finirà sul collo, andate sulla nuca dove c'è quella cunetta, la parte superiore è la parte dove si appoggerà la parrucca e andate a misurare la lunghezza di questi capelli, è di 10,2 cm. Quindi andatevi a misurare questa parte qui e saprete dove vi finirà sul collo. Faccio un giro, ve la faccio vedere. Come vi dicevo, questa è una lunghezza estremamente maneggevole, quindi è molto comoda. Per fare una coda, direi che ci si riesce, ma un po' a fatica. E si potrà fare solo una coda bassa. Però comunque, se volete fare altre pettinature, ci riuscite. Vi portate un po' i capelli all'indietro, vi mettete delle mollette, le fermate sulla parrucca, perché adesso andiamo a vedere, ha una costruzione che permette di inserire delle mollettine e quindi farsi delle belle pettinature. Poi, chiaramente, fibra termoresistente, potete arricciarla, potete cambiare la pettinatura a seconda delle vostre esigenze. Andiamo a vedere l'interno. Questo è il colore che fra un po' vedremo, il Butterbeer Blonde. L'interno è fatto con una riga e un lace, tutto in tulle, quindi in lace. Questa parte qui, quindi, mimerà la riga. Poi ci sarà la basetta con l'anima in metallo, vedete che si può piegare per tenere bene appoggiata la testa qui. Poi dietro è tutta fatta a macchina. È una costruzione semplice, come vi ho detto, è una parrucca che non costa un'infinità, insomma, rispetto a tante altre costruzioni fatte a mano e tante cose del genere, e è una parrucca che è pensata per durare, per essere una parrucca anche da battaglia, ma comunque con una bassa densità, perché vedete che
non ha tanti capelli. Contate comunque che io sono 1,74, quindi su di me magari le parrucche fanno un effetto diverso da quello che faranno su di voi. Andiamo quindi a vedere il colore Butter Deer Blonde, che è il più venduto di Beltress. Ed eccomi qui nella versione bionda. Questo è sempre un biondo con ricrescita. Questo è il colore più venduto di Beltrass e in generale uno dei colori più ricercati ultimamente, perché è un biondo, biondo sabbia, molto chiaro, con radice scura ma una radice neutra. In generale è un colore neutro, non è un colore freddissimo, non è un colore assolutamente caldo, quindi se vogliamo proprio è un colore neutro freddo, però non è un bianco, non è un champagne, è un colore più verso il sabbia con delle note chiaro platino. Vi faccio un giro che ve lo faccio vedere. Questa parrucca può essere portata all'indietro grazie al lace front che abbiamo visto prima nella costruzione e anche grazie al fatto che mettano sempre su tutti i colori con radice più scura il colore più chiaro in corrispondenza dell'attaccatura. Io personalmente preferisco portarli un po' più in basso perché non mi piace tantissimo che ci sia questa riga più chiara, però è a seconda delle preferenze. Sinceramente non è fastidiosissima, se dà fastidio si possono togliere un po' di capelli e sistemarsela. Una cosa che mi chiedete spesso è: si possono tagliare i capelli, si possono sistemare per esempio facendo una frangia eccetera? La risposta è sì, è una cosa semplicissima. Chiaramente meglio farla dal parrucchiere, se siete bravi invece potete farvela a casa. Quindi si può tagliare la frangetta e poi con una spazzola col phon si può fare la piega per dare un senso a questa nuova frangetta. Ricordatevi sempre che quando fate la piega sul termoresistente dovete lasciare la fibra raffreddare. Andiamo a vedere adesso l'ultimo colore, che è il colore ginger, quindi un colore castano tradizionalissimo. Andiamo. Ed eccoci qui nella versione castana. Adesso c'è un po' di piega strana che ha preso questa parrucca specificatamente nella scatola, però insomma non fateci caso, se vi dovesse succedere niente paura, prendete un po' d'acqua e la spruzzate un pochino e torna tutto normale. Una cosa voglio far notare: di solito le parrucche di Beltrass a me stanno un po' larghine, ma in generale vestono un po' più grande. Sto notando che in questi nuovi modelli, anzi nei modelli che stanno producendo recentemente, la calotta è un po' più stretta rispetto a prima e abbraccia molto molto bene la circonferenza, quindi in questo caso direi che se avete una 58 non prendete questo tipo di parrucche, prendetela solo se avete una taglia media, quindi fra la 54 e la 57. Vi faccio un giro così ve la faccio vedere e poi ci salutiamo. Questa parrucca quindi è presente in 24 colori, poi in futuro secondo me ne metteranno anche di più perché continuano ad aggiungere colori alla loro palette, quindi se non trovate in questo video un colore che vi piaccia, niente paura, andate sul sito che trovate qui, wiglove.com, e andate a dare un'occhiata ai colori che preferite. Detto questo, vi ringrazio, grazie di essere stati qui, di aver sopportato i miei sproloqui e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi a YouTube, iscrivetevi, mettete anche un like se vi scappa, iscrivetevi alla newsletter perché stanno arrivando delle cose interessanti, poi c'è Facebook, Instagram, insomma c'è tutto l'universo di Wiglove che vi aspetta. Ciao.